Ciao a tutti, mi chiamo Claudio Caselli. Con questo video vorrei aiutarvi a risolvere dei problemi di improvvisazione quando non siete ancora tanto esperti sulla chitarra. Utilizzeremo ora la scala pentatonica, una scala che trova spazio in qualsiasi contesto e genere musicale. E a proposito di questo, vi invito a iscrivervi al mio canale poiché prossimamente pubblicherò dei video con applicazione pratica di questa scala in diversi stili. Molti di voi imparano la scala pentatonica con i cosiddetti box. Eccetera, eccetera. Solo che all'inizio immagino che sia veramente difficile memorizzarne 5, trasportarli in diverse tonalità, applicarli ai vari generi, applicarli in un solo. Proprio per questo ho sviluppato, nel corso della mia esperienza come docente, una diteggiatura estremamente semplice da ricordare, da applicare e estremamente melodica quando vorrete costruire un assolo orecchiabile. Questa diteggiatura l'ho chiamata scala pentatonica orizzontale, la regola del 3 più 2. Premetto che non ho la presunzione di dire che questa diteggiatura l'abbia inventata io, però non ho trovato praticamente nessuno in grado di spiegarla in questo modo. Ora ve la mostro. L'avrete già vista, ma forse nessuno vi ha fatto notare questa cosa qui. Partendo dalla tonica della tonalità in cui devo improvvisare, in questo caso per semplificare partiamo dal Do. Perché regola 3 più 2? Perché mi sposto avanti di 3 note, attenzione, non 3 tasti, perché le prime 3 note della scala pentatonica sono tono e tono, quindi due tasti. Scivolando avanti col terzo dito. 3. Poi passo alla corda successiva, quindi la quarta, sempre al quinto tasto, dove è già pronto il mio indice, e suono le altre due note. Quindi utilizzeremo principalmente primo e terzo dito. Queste sono le cinque note della scala. Proseguendo, quindi spostandomi successivamente alla corda del Sol, ritrovo la mia tonica. E da qui si ricomincia. 3 note, 2 note. Attenzione che tra la seconda e la terza corda devo spostarmi avanti di un tasto e capita solo tra queste due corde qua. Quindi leggermente differente, ma sono sempre 2 note. Questa regola posso applicarla su tutto il manico. A me mi basta trovare la tonica della tonalità e quindi non memorizzare tutte le note che trovo sulla tastiera per utilizzare la mia scala e fare fraseggi differenti. Ad esempio, quest'altro Do vado avanti di 3 note e subito sotto altre due. Questo è un Do. Posso anche tornare indietro in questo caso. Ho suonato partendo dalla mia tonica 3 note, quindi la corda subito sopra dovrò suonarne due, in prossimità dei tasti che ho appena suonato. E torno ancora indietro, trovando un'altra tonica. Quindi, riepilogando, ho trovato in questo caso una nuova diteggiatura, una nuova posizione, ma la regola rimane sempre la stessa, del 3 più 2. Tonica, 3 note, 2 note. Tonica, 3 note, 2 note. Tonica, 3 note, 2 note. È facilmente applicabile a qualsiasi tonalità. Mi, 3 note. Chiamato orizzontale proprio perché riesco a svilupparmi con un unico movimento quasi, in questo caso dal settimo al quattordicesimo tasto. Ok,
vi mostrerò qualche esempio pratico su delle backing track. Con questa lezione è tutto. Vi auguro buon lavoro e ci si vede on stage.